Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. È Turin 104, sono le 14.37, ritroviamo con piacere il nostro secondo ospite di oggi, Francesco Mirando, buongiorno. Buongiorno Giovanni, grazie per l'ospitalità. Allora, un bel ingaggio lampo, dove stavi giocando innanzitutto? Allora, inizio anno ero partito a Ruvo di Puglia, che si trova in Serie C Silver pugliese. Ovviamente un campionato diverso da quello calabrese, in quanto le squadre sono un tantino di più e il livello è anche un po' superiore. Lo dicono tutti. In quanto la Puglia mastica basket quotidianamente. Ma secondo te è un problema numerico o qualitativo? Ovvero in Puglia siete di più e in Calabria di meno, oppure c'è più talento e più passione in Puglia? Senti, credo che in Puglia ci sia proprio più passione per il basket, non sia solamente legato al rapporto al numero, ma il basket pugliese credo che sia a livello nazionale il più alto, soprattutto in Serie C Silver. Sì, io credo che il caso della Puglia debba essere analizzato molto bene, perché subito dopo la crisi del basket, la Puglia probabilmente è tra le regioni che ne ha subite di più dal punto di vista gestionale e organizzativo. Se riavvolgiamo il nastro e guardiamo fino a 7-8 anni fa, mi ricordo una Taranto femminile in Coppa dei Campioni. Tra A1, A2, Serie B1, tu insomma giocavi anche a Ruvo, c'erano forse 40 squadre più o meno. Sì, ce n'erano sicuramente di più, ovviamente la crisi ha aggravato la situazione in ogni regione, ovviamente anche in Puglia, però c'è da dire che la C pugliese si è saputa rialzare, diciamo così. Infatti vediamo la stessa Ruvo che ha sempre giocato in categorie superiori ed è sempre stata una delle grandi piazze cestistiche italiane, ovviamente è ripartita proprio dalla Serie C e Silver per ricominciare questo cammino. Sì. Di casi ce ne sono tantissimi e ovviamente facciamo in bocca al lupo a Brindisi, dove lavora Alessandro Giuliani, compagine che ancora tiene botta con tanto entusiasmo. Però ricordo anche San Severo, che ha fatto tante stagioni d'alto livello. Siamo stati anche, io ho giocato a San Severo in Serie A dilettanti, abbiamo fatto anche la Serie A2, ovviamente adesso San Severo è in Serie B, ma ci auspichiamo che nel corso degli anni risalga, perché una piazza come la stessa Ruvo, ma anche faccio esempi come il Corato in Serie D, sono piazze che meritano sicuramente realtà più grandi. Sì, Corato che poi dovette vendere il titolo a Treviso sta portando avanti questo titolo sportivo, certo, con merito nel girone est. E invece arriviamo alla tua partita, perché sei tornato in Calabria alla Bim Bum Basket Rende. Come mai sei tornato innanzitutto? Allora, innanzitutto voglio specificare che il mio ritorno è legato a fattori che mi hanno fatto stare, diciamo, bene l'anno scorso in Calabria, soprattutto a Cosenza. Avevo lasciato, diciamo, una parte di me qui in Calabria, ho avuto la possibilità a metà stagione di ritornarci e l'ho presa al volo. Parlavamo tutti di questa sfida contro il Val Gallico, doveva essere una sfida molto combattuta. In realtà Rende ha giocato alla grandissima, è andato tutto nel migliore dei modi. La partita col Val Gallico, sì, infatti diciamo che è andata tutto nel migliore dei modi. Ovviamente dalla nostra parte c'è ancora moltissimo da lavorare, però nella settimana che sono arrivato devo dire che abbiamo fatto anche dei grandi salti di qualità a livello di squadre. Ovviamente siamo arrivati preparati, sapevo che il Val Gallico
ovviamente è una buona squadra, frutto secondo a mio avviso del buon lavoro degli allenatori di oggi, ma soprattutto anche di quello di Gebbia l'anno scorso, sì. Dell'anno scorso di Gebbia, quindi è una squadra fatta da giovani, in più con la gara e Suraci è una squadra, un'ottima squadra. Assolutamente. Tornando alla tua squadra, innanzitutto come ti trovi con Mike Tyson? Allora, devo dire che con Mike mi sto trovando bene. Ovviamente sappiamo che il giocatore americano, venendo da realtà diverse, quelle sono le nostre, gli italiani non sempre si trovano nel migliore dei modi. Però con Mike mi sto trovando bene per il semplice motivo che lui si può adattare benissimamente a guardia, quindi ci riusciamo ad alternare sul ruolo dell'uno, e quindi credo che questa sia la miglior scusa. E poi correggimi se sbaglio, tra le tue caratteristiche c'è sì l'andare a canestro e provare il tiro, ma c'è anche il dispensare assist, e penso sia un'arma fondamentale nella pallacanestro di oggi. Certo, perché come dicevo il giocatore americano tende più a fare questo uno contro uno o al tiro più che giocare di squadra. Ovviamente un playmaker americano, un playmaker italiano tende invece più di il gioco di squadra per le caratteristiche, non per altro, e credo che infatti la partita di domenica mi ha visto fare 8 assist, perché c'è da dire che ho Pirrone, ho lo stesso Mike, ma anche Darrell e altri amici di squadra che mi permettono dopo di fare questi assist. Che ne pensi gli equilibri in questo campionato? C'è un Lamezia in vetta alla classifica e una seconda fase ancora da giocare, un playoff, un bel campionato, Quest'anno devo dire che è molto diverso ed è molto più competitivo, proprio perché c'è questa fase dopo il campionato e dopo questa fase orologio e dopo i playoff. Ovviamente il Lamezia è 2 punti sopra, conosco Monier che è un grande giocatore, dopo vedendo alcuni incontri ho notato che è una squadra ben attrezzata. Ovviamente però c'è anche da dire che non siamo da meno noi, ma ci possono essere anche altre sorprese come la stessa Vis, che a mio avviso è un'ottima squadra. Sì, sicuramente. Vis, Valgallico, Rende, poi c'è la sorprendente Virtus Calanzaro che sta scrivendo veramente pagine indimenticabili del basket calabrese con un gruppo tutto giovanile. Francesco, in bocca al lupo per tutto, ci sentiamo prestissimo e ci sarà da combattere in questo campionato. Questo è sicuro. Sì. E in bocca al lupo a Francesco Mirando e grazie mille per essere stato con noi. Grazie a te, ciao Giovanni. A presto. Ciao. Era Francesco Mirando, play guardia della Bim Bum Basket Trend, novità da Casa Viola Reggio Calabria. Volete sapere il nome? Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, ma Campanaro, non si udimentica mai.